beauty con, ci hanno appena fatto entrare da dietro, quindi abbiamo visto tutto dietro le quinte eccetera. E tra l'altro Neil vorrà sicuramente andare a mangiare, che c'è il buffet là. E vai. A parte questo, ecco, ha visto tutto. Bene, e adesso non lo so, ci facciamo un giretto, perché poi tra che ore sono? Aspetta. Aspetta. Quindi tra una mezz'oretta invece, quindi abbiamo ancora mezz'oretta, poi dobbiamo andare là perché c'è. E cosa succederà là? Niente, c'è il palchetto, poi ci saremo io e altre ragazze. Cosa succederà? Saremo io e altre ragazze. No, io speravo in un balletto, domande, un karaoke, eccetera. Qualcosa. Sì, amore, poi faremo anche il karaoke. No. La birra di ieri, quindi lì vedo lo stand NYX che mi piacerebbe controllare. Adesso siamo qua dietro le quinte, abbiamo fatto un giretto nel Beautycon, tra l'altro abbiamo visto anche un giornalista di Glamour che mi ha riconosciuto, che poi mi ha chiesto un'intervista, quindi poi faremo un'intervista. Adesso stiamo aspettando, qui siamo tipo dietro le quinte dove ci sono solo le youtuber praticamente. È il rinfresco di cui vi parlavo prima, che Neil voleva, dove Neil voleva fare un salto. E adesso niente, sto aspettando perché tra un po', appunto 10 minuti, iniziamo con le varie domande, ci fanno alcune domande con il microfono e quindi parleremo insomma davanti alle ragazze, quindi sono un po' nervosa, ma insomma sono contenta, quindi sarà una bella esperienza, quindi aspettiamo ancora un po'. E se vuoi far vedere già il palco che è qua. I was following lots of other YouTubers, so I was like, if I ever get a hater comment, then that means like I'm doing something great. So I was like, yes. But sometimes, yes, it definitely is hard, especially some comments, they try to be really personal, and especially if they know a lot about your life, then they will try and be, you know. So sometimes it is hard, but we have like 90% is positive, and maybe that 10% is like negative, but you know, I try to focus on the positive. I guess when we first got negative comments, it was really hard. I mean, initially, I think after about a year, it put me into a bit of a depression. I felt really bad about it. And not because people said negative things about me, but long before, did you anticipate that there would be hate? Because it was also new long ago. I didn't really anticipate that was going to happen, and to be honest, because we've been on YouTube for maybe 7 years now, the platform has changed so much and the way that people monetize their content has changed so much that I think the audience has changed with it. Now I think people that come onto YouTube expect affiliate links and expect sponsored videos, whereas I think in the early days it was a completely different audience that felt like they owned the content then. So maybe the audience now is a little bit less hate, because those that weren't happy with the way YouTube was going have probably moved to a different, you know, platform or whatever by now. Bene, ed eccoci qua nel nostro vlog. Ciao!
dal Beautycon. Quasi, mille amore! Quasi non mi ricordavo. Mille meno sapeva dove stavo, figuratevi! Tra l'altro, no, è stato veramente bello, veloce ma carino, però non lo so, forse perché quello di New York era più grande, quindi mi aspettavo una cosa un pochino più grande, non lo so. Io comunque ho fatto omaggio a Carrie di Sex and the City con la mia gonna molto Sex and the City oggi, ma siccome è un po' freschino, adesso andiamo in hotel che sta proprio qua dietro. Vado a cambiarmi un attimino e poi andiamo a mangiare sushi. Sushi! Che tra l'altro ci hanno consigliato tutti i due ristoranti. Uno si chiama Nizuni e uno Samba. Quindi adesso vediamo quale è più vicino. Magari vediamo un attimo e andiamo là. E tra l'altro sono contenta che sono venute anche ragazze italiane a salutarmi, farsi la foto con me. Non ci potevo credere perché, vabbè, in Italia certo che mi succede, ma... E poi, vabbè, ci hanno fermato anche per la strada. Vabbè, incredibile. Bellissimo, bellissimo. E poi la giornalista di Glamour che mi ha fatto l'intervista, quindi sarà molto simpatica lei, tra l'altro, sì, molto carina. E poi naturalmente vi farò sapere appena sarà online. E, fa freddo, quindi insomma no, sono molto molto contenta, però non abbiamo più visto le ragazze di Style Hall, che non so dove siano finite, ma vabbè, ho mille biglietti da visita qua. Adesso andiamo in hotel, appunto, ci cambiamo un attimo, mi metto qualcosina di più pesante perché ho la pelle d'oca. Tutte quante riconoscono prima Neil e poi me. Tutte quante mi dite sempre uguale: ho riconosciuto Neil e poi ho visto se te. Se volete trovare Nicole, cercate me. Siamo Madonna. A Londra. E adesso invece stiamo andando a mangiare, ahimè, no pizza, non hamburger, anche se ho tutti gli indirizzi, vi ringrazio tanto. E le ragazze di Cotta ti hanno dato tutti gli indirizzi, sì. Che forte. C'è una ragazza che mi ha dato tutti gli indirizzi dei hamburger. Una di loro ci ha detto che lei è di Napoli e voleva farci la pizza. Io ero là tipo, ma quasi quasi. Io non l'ho sentita questa cosa qui, perché se no non l'hai sentita? Non mi muovevo, stavo lì attaccato finché non me la facevano. Infatti mi è venuta voglia. Ma vabbè, la faremo noi a casa che viene buona. Quando so a Londra quanto si possa mangiare una buona pizza. Vabbè, sicuramente qualche ristorante italiano ci sarà, ma andiamo a mangiare sushi, che ho voglia di sushi da quando siamo arrivati a Londra praticamente. E in realtà volevamo andare al Samba, che ci hanno detto in tantissimi che ha appunto questa vista splendida, abbiamo anche visto su internet Foto. Le foto, bellissimo, però erano pieni tipo fino al prossimo mese. Il prossimo mese! Quindi io ho telefonato e mi fanno veramente fino a tipo fine giugno e non se ne fa niente, io ah! E quindi poi abbiamo optato per la scelta numero 2 che era Nizuni. Anche lì era anche pieno. Quello era pieno, però ho provato a chiamare come si potrebbe ordinare online, cioè si potrebbe prenotare online. In realtà ho telefonato e mi ha detto ok, e quindi adesso ci stiamo dirigendo verso questo ristorante. Io direi la verità, speravo che dicevano di no, però così magari andavamo a mangiare una pizza o una burger. Mi fa: non ti preoccupare, noi andiamo a mangiare sushi, io non mi sazio, poi andiamo al McDonald's tranquilla, perché faccio: Nir, ma ti sazi tu? E lui: ma sì, poi andiamo al McDonald's tranquillo. E poi gli faccio: ok, andrò anch'io al McDonald's. Adesso appunto siamo nell'autobus, che Nir mi ha proibito di prendere il taxi perché dice che non ha senso, ma è vero, mi sa, anche perché questi bus sono comodi alla fine. Sì, ma poi col traffico, cioè, ci però guidano tempo. Però questi bus è pericoloso perché guidano come dei pazzi. Cioè, esatto, però è molto bello perché nel piano di sopra noi vogliamo sempre stare davanti, è sempre pieno. Più richiesto è quello, sì, davanti, quello più in voga è quello davanti, e questa appunto la parte superiore del bus. Che tra l'altro hai visto che è rosa questo bus? È tutto fatto tipo come le robe dell'Algida, per la pubblicità del Magnum. Ecco, la nostra cenetta è arrivata, per fortuna che abbiamo chiesto di non metterci il wasabi, perché qui a Londra abbiamo capito che loro praticamente prima di darti il sushi ci mettono 10 kg di wasabi dentro, così per fortuna mi per sono ricordata dall'altra volta con me mesa. State attenti. Amore, buon appetito, questi sono dei tipo dei, non ravioli, come si chiama? Sì, ravioli con pollo e verdure, che ho ordinato io, ma ci sono delle verdure che non mi piacciono, quindi non mangerà Neil. Sono subito mie. E poi questi sono invece i soliti nigiri al salmone, tutti miei. Io ho preso anche un piatto molto rischioso, cioè nel senso ho visto un mix di tutto. Sì, c'è riso, carne, pollo, verdura, un po' di tutto. Pesce pure, ma sì, va, chi più ne ha più ne metta, giusto. Bene, è arrivato anche il resto.
questo è il mega piatto di Neil, che non si è ben capito. No, ma è tipo pane fritto anche. Mi dai un pezzetto di questo, che assaggio? Sì. E quella cosa è una crocchetta, e quella cos'è? Vai, butta qua. Butta. Anch'io ho ricevuto questo coso di legno. Questa è una crocchetta. Com'è? È buona? Assaggia. Bene. Il secondo round, ci siamo. In realtà non sono round qua, ma... sono tutte cose da scoprire qui dentro. Pandora's Box. Comunque ci dovrebbe essere anche l'uovo. Anche l'uovo? Sì, bello pesante come piatto. Questi non li abbiamo fatti vedere ancora. Questi sono dei gamberoni fritti con salsa piccante, buonissimi. Non sono tanto piccanti, sono buoni. E Neil sta procedendo. Sto cambiando idea, ho detto Nicole fatica. Che quasi cancelliamo McDonald's. Ah, cancelliamo McDonald's. Come procede? Filmiamo i momenti imbarazzanti, sì, di Nicole, che è vestita come una cretina, col maglione dei Neil. Ma guarda che... no, ma dite la verità, che sta quasi bene, cioè... non è male, è quasi un outfit questo. Sembra una cretina. Ma senti, avevo freddo. Poi ci ha fermato un'altra ragazza appena usciti dal sushi, che ha visto su Instagram dove eravamo, e si è precipitata fuori per salutarci, povera. E tipo chiacchierato un po' con lei, e dopo un po' non ce la facevo più, ero tipo là che tremavo. Ah sì, ok, di là. Adesso sto cercando un cocktail bar, vorrei andare qua. Aiuto. Non è ottimale camminare per strada, ma vabbè. Te l'ho detto io, Neil. Che cavolo. E praticamente c'è questo cocktail bar che ti dà i cocktail nelle tazze da tè, ed è tutto particolare, fatto tipo tematica degli anni 40. Mi ho sentito parlare, volevo andare a vedere. Deve essere di qua, vediamo. Dove ci porterà Nicole? Faranno entrare. Abbiamo già fatto 3-4 volte il stesso giro, vedo il stesso locale per la seconda volta, però mi fido. Ma guarda che... però sti pub mi ispirano un sacco, sono carini questi, sì, pub così. Infatti ieri che siamo andati in un pub dove ovviamente il proprietario era italiano, ho aperto anche la birra, grazie. Vabbè, parlare italiano ti aiuta. Aspetta, ci vorrebbe essere qua. È questo? No, non è questo. Bumbo? No. No? Non è. No. Mentre Neil sta cercando i servizi della Uber, sperando di trovare qualcosa. Io voglio andare in taxi domani in aeroporto. E Neil si sta rifiutando, dicendo che no, che adesso scaricherà Uber, che altrimenti dovremmo andare con la Overground, che non so nemmeno che cosa sia. Quindi veramente io non lo so. Vabbè. Io volevo consigliare il trasporto pubblico, Nicole ha detto di no, allora sto cercando un'alternativa che è Uber. È stancante, sai che io sono pigretta, cioè io mi metto in taxi, sto là, faccio foto, fotografo, filmo. Io per queste cose sono genovese, mi dispiace. Neil invece è tirchio, Neil è tirchio. Neil è il Paolo Bonolis di YouTube. Non sono tirchio, cioè preferisco farmi i conti per entrare nelle spese. Bravo amor, bravo. Tra l'altro io mi sono messa lo smalto che ho comprato oggi, della Barry M, molto molto carino, economico e molto molto bello, anche se con questa luce non si vede niente. Non posso accendere questa lampada qua perché praticamente l'ho fusa, cioè stavo là, stavo attaccando questa presa, io tranquilla, e poi tutta la stanza che comincia, tu, la luce va e viene, io causato blackout a tutto l'hotel, 8 piani di albergo, spero di no, spero che sia stato solo qua, a un certo punto non posso più accenderla sostanzialmente perché altrimenti insomma parte di nuovo la luce. Qui c'era il nostro computer, ci siamo visti una puntata di Shark Tank, che non so se lo conoscete, sì, perché adesso lo fanno tra anche un in Italia. Anzi, giovedì, che giorno è? Non è già iniziato in Italia? Se deve ancora iniziare? Giovedì, no. Oggi siamo quasi praticamente domenica. È già stato, l'abbiamo perso, sì, cavolo. Sì. Ma a me piace più quello americano, secondo me. Boh, magari sarà interessante. A me piacciono più le Iene, però vabbè. Ah sì, perché è il posto delle Iene adesso. Ah, ho capito. Vedo qualcosa anch'io. Cosa faranno gli italiani. Forza Italia. La dice con gli investimenti tutte vari. Idee stranissime. Chissà se lo conoscono loro Shark Tank. Se conoscete questo programma commentate. E io nel frattempo invece vado a Nanna. Andiamo a Nanna perché domani, almeno domani, vorrei alzarmi in tempo per la colazione. Che è veramente una vergogna. Cioè... non, no, oggi Neil me l'ha portata in camera perché io dormivo, ma lui me l'ha portata in camera, lui è andato, e invece domani vorrei proprio fare colazione, anche perché poi abbiamo il check out
e lasceremo le valigie giù, poi esploreremo la città perché in realtà partiamo la sera, quindi abbiamo ancora tutto domani, ma buonanotte a tutti, alla prossima, ciao!